Amici di Fratellanza della Natura, eccoci qui. Buongiorno a tutti. E seguo il video di Stefano dicendovi: la capolista se ne va. La capolista se ne va. La capolista se ne va. Hey! Allora, bene. Giornata agrodolce. Diciamo che al dolce del risultato dell'Inter e di un mezzo capitomolo di chi gridava sempre e continua a gridare alla Marotta League, la Marotta League, che si stanno praticamente suicidando da soli, complimenti, devo dire, ci regalate ogni weekend delle grandi emozioni, forse quasi più le vostre che non le nostre. Uniamo un po' di amaro dovuto agli esiti degli esami di Chernobyl. Ma prima di parlarvi di tutto ciò, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché continuate sempre, sono i tanti che continuano a vedere i nostri video e gli iscritti siamo lì, ma dai ragazzi, più ci sostenete più noi siamo anche coinvolti con voi, soprattutto se avete voglia di affrontare con noi, che ne so, degli argomenti extra, faccio un esempio, calciomercato, fantacalcio, chiaramente saranno argomenti dei quali noi non siamo gli insider, però insomma, se avete piacere, volentieri, insomma, facciamo anche per fare un po' di community con tutti i tifosi del calcio, interisti e non, perché ovviamente sono cose dopo che riguardano un po' tutto. Se avete piacere, insomma, di avere le nostre opinioni, perché saranno opinioni le nostre, e fatecelo sapere. Quindi vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella, e mettere un like se vi piace il video, e se avete voglia di parlare con tutti noi, di interagire, scriveteci pure, sempre restando nell'educazione. Bene, passiamo a prima la parte più amara, dai. Esiti Çalhanoğlu, si parla di un risentimento muscolare lieve. Quindi già il mister ieri a fine partita aveva detto che aveva sentito già sabato nell'allenamento di rifinitura un indurimento muscolare che l'hanno fermato subito, speravano che si assorbisse pre-partita, però hanno visto che nel riscaldamento continuava a aver fastidio e quindi hanno preferito tenerlo a riposo. E fatto bene, ha sottolineato infatti anche quello che vi diciamo, che vi dico io in primis, in quanto diciamo che fa parte del mio lavoro, ma anche Stefano appunto in secundis, diciamo da mesi, la fortuna che ha detto Inzaghi è stata avere quelle 8 settimane, praticamente 8 partite in 8 settimane, dove hanno potuto recuperare tutti, hanno potuto riposare, hanno potuto fare tutti i lavori apposta, cioè, quindi noi ve lo diciamo da mesi, però c'è gente che parla a vanvera, senza che vanvera risponda. Tra parentesi, farò un video dove sbugiarderò molte cose, perché c'è chi ha detto cose in estate che ora si rimangia e non ha detto cose che adesso dice. Quindi diciamo che a noi non va bene questa cosa, perché noi siamo qua in primis per difendere l'Inter, la difendiamo soprattutto da questa gente qua. Bene, detto ciò, comunque è stato allora sicuramente salta l'Atalanta mercoledì e molto probabilmente, secondo me, salterà anche Genoa. E se non lo salta, oddio, io non lo rischierei, però insomma dopo sta a loro vedere in base a come e quando recupera. Chiaro è che avercelo già pronto per il Genoa vuol dire che da una settimana dal risentimento praticamente loro si sono, cioè lui ha già recuperato, fatto tutto, mi sembra un pelino presto, vuol dire arrivare in campo senza un po' di allenamento, un po' di attivazione muscolare. E andrei, visto che dopo abbiamo quasi un'altra settimana, andrei direttamente al Bologna. Quindi come ha ricordato il mister, ne abbiamo 6 fuori, perché anche ieri non ha giocato Sommer, non ha giocato Acerbi, senza lasciare chi ha riposato come Bastoni e Pavard, e non ha, cioè Çala infortunato, Barella ha riposato, Darmian soprattutto ha riposato, ne aveva tanto bisogno, e
Thuram infortunato e quindi insomma adesso anche Chala. Fortunatamente abbiamo delle rotazioni e direi che visto anche l'ottimo apporto di Akin Samiro ieri in quel quarto d'ora scarsissimo di partita che ha fatto, direi che abbiamo i giocatori per evitare di rischiare pedine fondamentali come Çalhanoğlu, e abbiamo una Aslani che si è visto al piedino che è bello caldo pronto, e appunto hai adesso le rotazioni, perché aggiungendo anche a Akin Samiro, come io e Stefano ieri ci siamo scritti come sempre, come tutti i giorni, e lui più di me, ma anch'io, perché io ormai seguo le primavere dal 2009-2010, qualcosina anche dopo, e infatti il sottoscritto era in tribuna a Inter Ajax della Next Generation, cioè sì, Next Generation con Stramaccioni, e ovviamente perché è forte ragazzo, ha fatto vedere di comunque essere molto coraggioso e propositivo. Però quello che io dico sempre, l'ho detto anche ieri sera a Stefano, ho detto sì, è forte, tanto forte, però deve giocare, perché abbiamo visto quanti possibili crack sono arrivati e non hanno più fatto niente dopo. Perché? Perché non sono stati messi in condizioni di giocare, di esprimersi, e quindi hanno praticamente sottoperformato rispetto a quello che loro potevano fare. Basta vedere, cioè un Balotelli perché ha performato, perché era forte, sì era forte, ma dopo Mancini l'ha fatto giocare, e o Santon era forte, è stato fatto giocare, cioè lo hanno fatto giocare a 18 anni tutti e due. Ok, adesso abbiamo i Fabian, gli Oristanio, gli Esposito, ma tutta gente che deve giocare, ma giocare a livelli, no, a livelli bassi. Chiaro che all'inizio anche lo stesso punto Oristanio e Stankovic si sono fatti le ossa nella Serie B prima e A dopo olandese col Volendam, cioè vanno fatti giocare in ambienti e contesti che permettono di giocare. Allora secondo me anche a Akin Samiro eccetera va fatto giocare anche all'Inter, ma devono giocare i giovani, fine, c'è poco da fare, tenerli e farli giocare un po' perché apprendano di grandi, sì, puoi apprendere quello che vuoi, però dopo non c'è miglior maestro del campo. Detto ciò, passiamo alla partita. Quindi Audero ha fatto poco niente, un po' di brividini con i piedi, però d'altronde non è proprio per niente in forma partita, e quindi anche la velocità di gioco lui la vede ma non la capisce, quindi diciamo che vabbè, non ha fatto niente bene. Bisse che Carlos Augusto da terzi, e ovviamente De Vrij, ragazzi, è tornato a livelli insuperabili al momento giusto dell'anno, così della stagione, così è possibile far riposare Acerbi che ne aveva tanto bisogno, infatti adesso è fuori, ma non ne sentiamo la mancanza, come appunto non abbiamo sentito la mancanza di Bastoni e di Pavard ieri, con degli ottimi Bissek, degli ottimi braccetti che facevano, beh infatti uno dei gol è nato da una ripartenza di Bissek che si è fatto praticamente tre quarti campo in corsa, però può scaricarla, e bene, molto bene la difesa, bene Dumfries che si è districato molto bene, ha ricominciato a correre finalmente, a provare a saltare uomo, non andare sempre indietro, e Di Marco l'ho visto molto tranquillo, non che si tirava indietro, però neanche più di tanto impegnato a sgropparsi dopo a tirarsi sulla squadra sulle spalle, e assist però sul gol del 4-0, su un calcio d'angolo battuto, una pennellata fantastica, e centrocampo bene, e un po' frettoloso secondo me nelle ammonizioni, potevano stare un po' più attenti sia Aslani che Mkhitaryan, e Frattesi indistruttibile. La cosa divertente è che ieri, non so se avete notato durante la telecronaca, attenzione Frattesi si tocca, è possibile problema muscolare, 20 secondi dopo gol di Lautaro del 3-0, con Frattesi che si fa 40 metri in scatto così e dopo continua a correre comunque, faccia del problema fisico, che gufata incredibile. Bene, e poi gli attaccanti molto molto bene, Sanchez in coppia con Lautaro, devo dire che
Queste ultime partite rivaluto molto, molto, molto positivamente Sanchez e Arnautovic perché entrano finalmente con la voglia e la cattiveria di chi vuole sbranare la partita, di chi sa che deve giocarsi poco, ma quel poco deve giocarselo alla morte. E sono molto contento. E signore e signori, dulcis in fundo, 101. 101 1 0 1 Thunder incredibile 101 signori, il Toro Martinez incredibile, una sentenza devastante, accattivante in certi tratti. È un giocatore fantastico e famoso rinnovo. Pronto, pronto Beppe, sì, quanti vuole, tanti, non importa, non importa, togliamoli, che cacchio ne so. Arnautovic, uno a caso. No, scherzi a parte, ragazzi, è devastante, devastante come giocatore. Un plauso al mister, un plauso al mister e mi cospargerò il capo di cenere. E perché lo ammetto, ma continuo, come vi ho già accennato, non mi aveva convinto nei primi 2 anni per i buchi di trama, diciamo, nelle preparazioni. Quest'anno ha fatto veramente una crescita esponenziale e difatti i 2 mesi che erano tabù per lui, per quello che può succedere anche adesso con l'Atalanta e col Genoa, comunque hai fatto filotto completo praticamente da gennaio a febbraio. Quindi io alzo le mani e mi congratulo tanto tanto col mister che ha fatto veramente un lavoro eccelso. Bene ragazzi, adesso appunto testa all'Atalanta prima, testa all'Atalanta. Oddio, adesso secondo me comunque i ragazzi giocheranno bene perché cioè, se la giocheranno bene, non la giocheranno bene, questo non lo so, perché comunque è la testa libera. È la testa libera perché hai comunque 9 punti sulla seconda, che sono tanti, sono gestibili, quindi non hai la pressione di sbagliare. Quindi anche se sbaglieranno qualcosa, riusciranno comunque a ritornare, a riprendersi e a continuare a giocare bene. Quindi mi aspetto una bella partita tra due squadre in forma. Bene ragazzi, non mi resta far altro che ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere like a tutti i nostri video se vi piacciono, di attivare la campanella così avete sempre l'avviso, commentate appunto se volete chiederci qualcosa, eccetera, e come vi diciamo ogni video, sempre solo Forza Inter. Dai che andiamo!